Ha detto tutto la professoressa Muscarello, ma qualcosa da dire ce l'ho pure io. Intanto volevo fare gli auguri alla nuova amministrazione comunale, al sindaco, al presidente del consiglio, agli assessori e ai consiglieri presenti, gli assenti sono assenti, e al nostro baby consiglio che da 2 anni si riunisce in maniera congiunta con il consiglio comunale, al nostro baby sindaco, al baby presidente, ai baby assessori, a tutti i consiglieri comunale che sono quasi tutti presenti. I due che non sono assenti, uno è all'estero e l'altro sta male, sono tutti presenti, questo lo volevo ribadire. Devono essere forse loro da esempio. Un saluto a due nuovi amministratori comunali che sono mie alunne. Rita è stata mia alunna, è vero. E anche Alessia non è stata mia alunna, però con lei abbiamo diviso tante iniziative. Lei ha vinto tanti premi insieme a mio nipote. E non è stata mia alunna perché in quella classe c'era mio nipote, non volevo essere l'insegnante di mio nipote. E o sto diventando vecchio io o sono troppo i giovani loro, probabilmente entrambe le cose. Da 15 anni sono in questa scuola, approfitto di questa opportunità che ci viene data, un consiglio comunale aperto, un consiglio comunale in cui tutti i cittadini possono prendere la parola. Visto che la nostra collega ha un po' parlato di tutte le attività che noi facciamo all'interno della scuola, volevo sottolineare due criticità, due problematicità della nostra comunità, che sono problemi anche di altre comunità, problemi nazionali, se non problemi di rilievo internazionale. L'emergenza lavoro. Interessantissimo il filmato che ha proposto Mafia Contro. Hanno fatto vedere gli eroi dei nostri giorni, Falcone, Borsellino, Libero Grassi, ma anche non solo i magistrati, gli uomini della scorta che sono morti, ma ci sono anche dei politici che sono morti, ne ricordiamo qualcuno, Riina, Mattarella, e oltre ai politici anche commissari di polizia, le forze dell'ordine, carabinieri, militanti, tanti, sono stati tanti. Anche nel nostro paese abbiamo avuto le nostre vittime negli anni Ottanta, quindi dicevo dobbiamo ricordarli tutti, non soltanto questi eroi degli ultimi anni. È bene che si ricorda Falcone e Borsellino. Falcone e Borsellino andavano nelle scuole, ma anche dalla chiesa andava nelle scuole. Io ho avuto modo anche di incontrarlo. Ha parlato ai cantieri navali, ero presente, ero studente universitario, e ha parlato anche all'università ed ero presente. Erano gli anni Ottanta, anni difficili. Dicevo, se non si fa fronte all'emergenza lavoro a livello locale, regionale e nazionale, mi dispiace che non c'è più l'onorevole Caputo, che è un rappresentante delle istituzioni regionali, attenzione, il fenomeno della microcriminalità diventerà sempre più forte e la mafia può attingere manovalanza laddove c'è disoccupazione. Quindi chiediamo alle istituzioni, non soltanto locali, ma nazionali, regionali, provinciali e anche locali, di dare il lavoro che non c'è. Capisco che è difficile questo, però dare opportunità, dare anche piccole opportunità lavorative di 2 o 3 ore al giorno per far sì che non si va a chiedere alla Caritas di pagare la bolletta, di avere il pacco spesa. Io chiedo questo, tantissimi cittadini, i nostri alunni devono avere tutti pari dignità, devono avere un diritto allo studio, devono avere i libri. La scuola si dice sulla carta che è obbligatoria e gratuita, obbligatoria lo è, gratuita non lo è, perché i buoni libri non bastano a coprire le spese. La crisi economica ci attanaglia. Noi come scuola abbiamo cercato in questi anni di creare un fondo di solidarietà. Abbiamo acquistato dei libri che diamo in comodato d'uso. Aiutiamo le famiglie hanno bisogno. Questo era il primo tema. L'altro tema importante è la scuola. Credo che ad Altavilla c'è un'emergenza scuola. I numeri ce lo dicono. Aumenta la popolazione del nostro paese, aumenta anche la popolazione scolastica parallelamente. Ve lo dico da un osservatorio particolare, aumentano le classi di scuola dell'infanzia, non riusciamo
a dare l'opportunità ai bambini di frequentare la scuola in maniera gratuita. È vero, Carmela, tu ne sai più di me. Tantissime sono le iscrizioni che noi non possiamo accettare. Questi bambini devono andare nelle strutture private che costano. Quindi non diamo pari opportunità a tutti i bambini della scuola dell'infanzia. Che cosa bisogna fare? Semplice. Una nuova struttura scolastica con più di 5 sezioni. Noi abbiamo 5 sezioni, accogliamo circa 100 alunni, ma abbiamo 50-60 iscritti che non possiamo accontentare. L'altra emergenza, signor sindaco, lei era poco fa assente, è sicuramente le aule carenti alla scuola primaria. Ci mancano 4 aule, una quinta è qua presente, l'abbiamo ospitata qui alla scuola media a discapito dei laboratori. I nostri bei laboratori li stiamo chiudendo per creare classi, quindi togliamo agli ragazzi della scuola media delle opportunità formative, ma dobbiamo accogliere gli alunni. Ci mancano aule alla scuola primaria e reperiamo in parte queste aule alla scuola media. Io volevo chiudere. Grazie. Ringraziamo il professore Di Franco per l'intervento, passo la parola al sindaco. Desidero ringraziare pure io il dottore Di Franco per aver dato questa comunicazione. Questa comunicazione, un attimo di silenzio per favore. Un attimo di silenzio e di attenzione, pure visto che si tratta di voi e delle vostre strutture. Ritengo che l'amministrazione comunale è parecchio attenta alle esigenze della scuola, tant'è vero che grazie anche all'amministrazione che ci ha preceduto, dove io ne facevo parte, mi sa che a breve partiranno dei lavori di ristrutturazione di questa scuola. Quindi questo è già un segno di attenzione che si protrae negli anni. L'amministrazione alla quale io rappresento il Consiglio ha fatto in modo che dei finanziamenti... Silenzio per favore! L'amministrazione della quale facevo parte si è dimostrata assai sensibile ai problemi strutturali di questa scuola, attingendo dei finanziamenti pubblici per la sua ristrutturazione. Un impegno invece che intendo prendere a nome di tutta l'amministrazione, quindi Consiglio Comunale, Giunta, consulenti e staff tecnico, è quello che noi abbiamo già pronto un progetto per edificare 4 aule all'interno del plesso scuola elementare di via delle scuole, oggi via Papa Giovanni Paolo II, e stiamo trasferendo questa richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per attingere a dei fondi certi e poter risolvere la questione. Voi sapete meglio di me che i tempi della burocrazia sono quelli che sono, quindi la pratica sicuramente partirà fra 2 settimane verso la Cassa Depositi e Prestiti. Non appena avremo la certezza del finanziamento, demoleremo quella parte che è oggi inagibile e saranno costruite le aule agognate dal vicepreside. Quindi questo è un impegno che noi riteniamo di poter mantenere e quindi lo facciamo la promessa di fronte agli studenti, che sono quelli che poi ne fruiranno maggiormente. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Ninni Petrancosta, sindaco del Baby Consiglio, eletto qualche mese fa dagli studenti della scuola media Monsignor Gaiano. Do un saluto particolare di benvenuto al neeletto sindaco del nostro paese, Nino Parisi, e a tutto il Consiglio Comunale. Insieme al mio gruppo chiedo la vostra collaborazione e offro il massimo impegno per la realizzazione del nostro programma, basato soprattutto sul rispetto della legalità, non solo nell'ambito scolastico, ma anche nei vari aspetti della vita sociale. E siccome la cultura della legalità ha come compito primario proprio quello di formare buoni cittadini, sviluppando il senso civico dei giovani nel rispetto delle regole, dell'ambiente e dell'interesse generale, senza l'uso di alcuna forma di violenza o di corruzione. Oggi ci impegniamo a collaborare anche con voi affinché ciò accada. I ragazzi siamo il futuro della società e per questo dobbiamo essere la speranza per un domani migliore, da vivere nell'assoluto rispetto delle regole. Quest'anno si sono commemorati 2 grandi uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che già più di 20 anni fa avevano iniziato questo cammino di legalità. Cammino che vuole tutti gli uomini liberi e nello stesso tempo uguali davanti alla legge. La mafia purtroppo l'ha fermati uccidendoli, ma i loro propositi non sono mai stati abbandonati.
Concludo il mio intervento ringraziando tutti i presenti e chiedo di passare la parola agli assessori del mio consiglio. Egregio signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori assessori, signori consiglieri, signori tutti qui presenti, buongiorno. Mi chiamo Davide Scirè, frequento la classe terza C di questo istituto e faccio parte del Baby Consiglio con la carica di assessore allo sport. In questa giornata di riflessione sul rispetto delle norme e delle regole, noi ragazzi ci siamo impegnati ad una partecipazione consapevole alla vita della scuola e della comunità scolastica, perché crediamo che per un adolescente è sempre difficile riconoscere ed accettare un mondo di regole, tanto più se la società contemporanea non propone modelli e motivazioni positivi. In questa ottica, personalmente, mi sono impegnato a promuovere una serie di attività sportive all'interno della scuola, che sono servite come momento di crescita fisica e morale di ognuno di noi e soprattutto come momento di aggregazione. Ma ahimè, occorre sottolineare, signor Sindaco, la mancanza di strutture sportive comunali vere e proprie nel nostro paese. Un impianto sportivo che non funziona, una palestra comunale inagibile ed in condizioni igieniche precarie, in cui piove dentro durante l'inverno, e poi nient'altro. Ed allora, signor Sindaco, mi faccio portavoce di tutti gli adolescenti che, come me, non hanno quegli spazi destinati all'aggregazione e dove poter incontrarsi per svolgere attività sportive di vario genere. Auspichiamo che lei possa prendersi l'impegno di realizzare quelle strutture sportive tali che possano permetterci, nella condizione di poter crescere fisicamente, di poter valorizzare il senso della cooperazione tra noi adolescenti nel rispetto delle regole e della convivenza civile, nella cultura della legalità, valorizzando anche quegli ambiti educativi che passano attraverso la cultura dello sport. Grazie a tutti per l'attenzione. Salve a tutti, mi chiamo Luca Cicala, ho 14 anni e sono assessore alla politica giovanile e anziani. Il mio compito è quello di promuovere iniziative finalizzate a sostenere i giovani e gli anziani presenti nel nostro paese attraverso progetti ricreativi per utilizzare ed impegnare al meglio il loro tempo libero. Pertanto oggi chiedo al Consiglio Comunale di prendere visione delle seguenti proposte. Creare circoli ricreativi per gli anziani, usufruendo anche degli spazi all'aperto. Creare servizi di trasporto che facilitano lo spostamento degli anziani e dei giovani dal paese alle campagne. Creare diversi tipi di tornei in modo tale di far confrontare i giovani con gli anziani. E infine, usufruire delle strutture già esistenti, come il campo sportivo, la palestra comunale, per svolgere attività di diverso genere. Spero che prendiate conto delle nostre proposte. Grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Buongiorno a tutti. Il mio saluto va innanzitutto al neosindaco signor Parisi, alla giunta e a tutto il consiglio. Sono Vincenzo Piro, ho 11 anni, frequento la prima B di questo istituto. Sono stato nominato dal baby sindaco Petrancosta assessore alle politiche ambientali, conservazione e promozione dell'identità locale, igiene ambientale e cura del verde e dell'arredo urbano. Ho accettato con piacere questa nomina in quanto mi sta molto a cuore il nostro paese e l'ambiente che ci circonda. Pertanto spero che il servizio della raccolta dei rifiuti avvenga costantemente ed in maniera corretta. Uno degli obiettivi principali che tutti ci auguriamo di raggiungere al più presto sarà quello di attivare la raccolta differenziata. Facendomi un giro in paese, ho notato che in alcuni posti, quasi al centro del paese, si formano delle discariche abusive, come ad esempio in via Giuseppe Verdi e in qualche altro luogo dove la spazzatura non viene puntualmente raccolta. Purtroppo spesso questo accade anche nelle nostre bellissime spiagge. Noi ragazzi del Baby Consiglio ci impegniamo a far rispettare anche l'ambiente scolastico e ad evitare atti vandalici contro l'arredo urbano da parte dei nostri coetanei e non solo. Sono onorato di far parte di questa giunta in quanto potrò fare da tramite tra ragazzi e consiglio comunale,
Infatti dico ai ragazzi presenti che per qualsiasi problema o lamentela possono tranquillamente parlarne con tutti noi. Ringrazio la scuola per averci dato questa possibilità, ringrazio tutti gli intervenuti, arrivederci a tutti. Buongiorno a tutti, sono Angela Petrancosta, assessora con delega all'istruzione e alla cultura nel Baby Consiglio. Colgo l'occasione per porgere saluti e gli auguri alla nuova amministrazione, composta dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale, affinché possano raggiungere gli obiettivi delineati nel loro programma. In qualità di assessora alla pubblica istruzione, sfruttando l'opportunità del consiglio odierno, voglio portare a conoscenza l'amministrazione comunale qui presente delle proposte e degli obiettivi che il Baby Consiglio intende conseguire. Abbiamo la necessità di portare avanti il progetto per l'ampliamento delle aule nell'istituto comprensivo. Abbiamo la necessità di migliorare gli spazi esterni ai plessi scolastici, in particolar modo creare lo sbocco stradale in via Cesare Battisti del plesso di via delle scuole, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità ai locali scolastici. Inoltre vogliamo portare a compimento il progetto multimediale nelle aule e la creazione di nuovi laboratori che possono potenziare le esperienze scolastiche di noi alunni. Noi del Baby Consiglio siamo particolarmente orgogliosi di essere partecipi in prima linea al programma previsto per la giornata della legalità, proprio perché i principi della legalità devono nascere e crescere all'interno di noi ragazzi, in quanto gli adulti spesso dicono che il futuro siamo noi. Pertanto, facendo nascere e crescere in noi sani principi della legalità, partendo proprio dalle piccole cose quotidiane e dalle piccole azioni, possiamo avere una società futura migliore, nel rispetto della normale convivenza civica. Infatti, secondo me, la parola legalità si può riassumere in poche semplici parole: rispetto reciproco tra gli uomini e rispetto del bene comune. In occasione della giornata della legalità e della prossima festa del 2 giugno, noi del Baby Consiglio vogliamo ricordare anche le vittime del terremoto nei paesi dell'Emilia e Romagna e Melissa, vittima ingiusta del crudele attentato a Brindisi. Grazie a tutti per il vostro ascolto e buona continuazione. Grazie. Adesso chiede la parola il consigliere Bucaro. Grazie Presidente, farò un intervento brevissimo. Ringrazio il Presidente per la parola datami. Poche parole, ma avevo preparato anche un discorso sulla legalità, ma credo che sia stato detto abbastanza. Devo solo complimentarmi con i ragazzi, perché dovremmo essere noi di esempio a loro, però per quello che dicono e come si propongono penso che andremmo a copiare un attimino quello che è il loro entusiasmo e il loro modo di proporci le varie problematiche da affrontare. Quindi per la legalità non dico nulla, perché credo che ognuno di noi ha le idee abbastanza chiare e credo che chi segue la legalità segue anche un concetto di libertà. Mi dispiace che un evento così importante non sia presente tutto il consiglio comunale, probabilmente sicuramente si danno priorità ad altre cose, ma le parole che si dicono probabilmente dovrebbero essere anche seguite dai fatti, e quindi va bene così. Troveremo anche un modo di andare avanti. Io ora chiedo scusa al Presidente, perché noi abbiamo un altro compito istituzionale con il Sindaco e gli Assessori, perché andremo a essere presenti al Consiglio Comunale di Bagheria. Presidente, noi ora andiamo via col Sindaco e gli Assessori, quindi buona continuazione dei lavori. Chiede la parola il consigliere Arrigo. Buongiorno a tutti, oggi tema sulla legalità. La parola legalità la ritroviamo in diversi contesti, senza dubbio il termine ricorre di gran lunga nei testi giuridici e nei codici che ci sono pervenuti e nei quali ritroviamo la fonte primaria di definizione del termine.
Secondo il principio si ha legalità quando tutti gli organi dello Stato svolgono i loro poteri secondo la legge. Lancerei una provocazione, ma la legge da chi viene emanata se non da noi uomini? Credo che la legalità non debba essere attuata solamente nelle aule dei tribunali, ma deve essere qualcosa di innato e inconscio nell'uomo e simultaneamente obiettivo primario dell'azione umana. Vorrei rivolgermi al Baby Consiglio, quale rappresentanza di giovanissimi e giovani di Altavilla. Non commettete gli stessi errori commessi da noi. Ricordate che la legalità in primis è il rispetto del prossimo e non sopraffazione. Ricordare, commemorare, nella fattispecie Falcone e Borsellino, è facile, ma alquanto arduo imitarli nelle loro geste, la cui finalità era solamente una. La legalità intesa secondo il principio: chi sbaglia deve pagare. È come qualcosa per la quale ci si deve battere giorno per giorno, proprio come l'hanno dimostrato loro stessi, sprecando le loro ore di sonno e leggendo e rileggendo malloppi di fascicoli. Svegliamoci e iniziamo un nuovo percorso da parte delle nostre famiglie, della scuola, dai posti di lavoro e così via. Grazie. Salvo Genualdi e Alessia Inserillo, prego. È così, mamma, non capisci? Giovanni Falcone ha lottato e ha pagato con la vita l'ideale di rendere libera la Sicilia. Ha amato veramente la sua terra e la sua gente e oggi la sua lotta rende liberi anche noi di altre terre, di altre realtà apparentemente diverse, ma se ci pensi molto simili, perché ci ha lasciato un'enorme eredità. Vedi, mamma, l'eredità non è solamente case, gioielli, soldi, terreni, tutte le cose per quali la gente litiga, ma qualcosa di ben più grande. L'eredità che veramente conta è quella spirituale, culturale, quella dei valori. Insomma, quella lasciata dai grandi uomini che hanno lottato e sacrificato le loro vite per il benessere di tutti. L'eredità di Falcone è la semplicità di un vivere quotidiano onesto, amante del bello e rispettoso della libertà altrui. Chi ama veramente rende libero l'altro, rende libero il popolo, non lo incatena, non lo opprime, non gli mette paura, non sparge sangue. La libertà, che grande cosa! Il valore della libertà. Nel cuore di chi è libero, ogni nuovo giorno non è paura, non è violenza, non è sangue. Nel cuore di chi è libero, ogni alba diviene stupore e incanto, e la notte pace e non tormento. Chi è libero respira il mondo, sente la freschezza del mattino, gli odori dei verdi monti, si inebria del profumo delle ginestre, della luna che si specchia nell'acqua, della pioggia che scivola sui vetri della finestra e porta a sognare. Chi è libero vede con i propri occhi, cammina con i propri piedi, comandato da un'idea, la sua. Chi è libero vola leggero verso ciò che di bello il mondo offre, senza brama di possesso, ma col solo desiderio di emozionarsi e gioire. In chi è libero l'anima è sede di pace, fonte di amore, inattaccabili da oscuri mostri che come crudeli guerrieri e uccelli rapaci divorano, ignorando che saranno divorati. Chi è libero sa cos'è la conoscenza e sente di essere guidato da una speciale stella, la stella della giustizia e dell'amore, che ammonisce di distruggere i disegni degli uomini dai cuori di pietra, spinto da un vento di pace che scuote l'intero suo essere. Assapora e grida il valore della libertà contro ogni ingiustizia e sopruso, contro ogni violenza ed emarginazione, e sente battere il cuore da un insostenibile fremitio della speranza. Grazie a loro.
Grazie al Presidente. Grazie. E se non ci sono altri interventi, chiudiamo la seduta.